Come ogni macchina lavora perché è stata costruita secondo i principi che regolano la fenomenologia del piano fisico, così l'universo esiste perché si fonda su precise leggi. Queste leggi hanno la loro radice nel grande piano divino, perché è qui la loro ragione di esistenza, ma si manifestano e vigono su ciascun piano, regolandone la vita. La conoscenza di tali leggi è visione del reale. Ignorarle non vuol dire che non esistano o che non abbiano i loro effetti. Si ignorano troppe cose ed è per questo che si soffre. Ignorare significa non sapere, ma si può non sapere proprio per non voler sapere, oltre che per non poterlo. Lo scopo di questo insegnamento è di farvi conoscere quelle leggi. L'origine del dolore. Nei momenti di slancio si vorrebbe portare la pace nel mondo, ma prima di questo si guardi se si è in pace con i propri vicini. Da questo si deve cominciare. Non ci si pentirà certo delle grandi cose che non si sono fatte perché non si potevano fare, ma delle piccole cose che si sono tralasciate. Si comincia dalle piccole cose per arrivare alle grandi. Si comprendono le piccole cose per comprendere le grandi. Ma le piccole cose, se esistono, credete che non siano degne di attenzione? In verità una cosa diviene piccola nel momento che si supera o si comprende. Qui sta la causa del vostro soffrire. Vorreste conoscerla per poterla eliminare, ma per questa liberazione dovete conoscere voi stessi. La causa del vostro soffrire può risiedere nel veicolo fisico, in quello astrale, nel mentale o nella più alta espressione del sé. Sì, anche quando sembra provenire dal fato, in realtà non è che l'eco di un vostro agire di allora, che torna e vi atterrisce. Tutto quanto si ha, si deve pagare. Nessuno può essere sfruttato, perché non esiste privilegio nelle leggi del grande piano divino. Voi definite privilegiato chi, per certi diritti dei quali può avvalersi, ha una potestà maggiore della vostra. Ma nella realtà il privilegiato non è tale, poiché egli non si sente alcun diritto, bensì solo il dovere di beneficiare. Chi ama non ha diritti, ha solo doveri. E solo chi comprende ama, e solo chi ama può sapere, e solo chi sa ha una potestà. Tale potestà è tanto più grande quanto più si ama, quanto più si è altruisti. Desiderare è un po' come soffrire. Il desiderio è vita, spinge la creatura, la chiama. Così la sofferenza la muove dalle cristallizzazioni e dagli intorpidimenti. Desiderare, dal punto di vista della vita universale, non è avere un desiderio che prima crea illusione e poi la delusione. È camminare di pari passo con la legge dell'evoluzione. Conoscere se stessi e comprendere le cause della propria sofferenza e superarle. Cessare di cristallizzarsi. Cessare di soffrire. La sofferenza ha sempre qualcosa da insegnare perché è un effetto di qualcosa che è stato fatto senza comprendere. Così accettate la sofferenza perché insegna comprensione ed affetto. Ricordatevi che vi sono delle leggi le quali, pur limitandovi per non schiacciarvi, vi mettono di fronte alle vostre responsabilità. Chi conosce queste leggi può agire in armonia con esse, non essendone così limitato né tantomeno schiacciato avendole osservate. In ciò che vi ho detto è la causa della sofferenza umana, ma benché vi sia stato spiegato, voi continuate a soffrire, perché non solo le parole che possono cambiarvi, ma è la comprensione vostra di queste parole. Voi cercate un rimedio che possa darvi la felicità e la pienezza interiori. Lo cercate perché siete stanchi della vita, annoiati e delusi, dolenti per qualche motivo. Questo tanto invocato e ricercato rimedio si chiama realtà, ma proprio perché è realtà non può essere comunicata. L'uomo è solo di fronte alla verità. Nessuno può capire, comprendere per lui. Se ascoltate le vostre parole per il loro suono e non per comprenderle, e non per aprirvi a quello che esse vogliono significare e suscitare in voi, e lo possono solo attraverso voi stessi, la vostra vita rimane un correre affannoso, ora qua, ora là, capace solo di deludervi. Stanco della vita, annoiato e deluso, dolente per qualche motivo, l'uomo, che cerca la felicità e la pienezza interiori, si pone l'interrogativo: che cosa posso fare? Niente è la risposta. Conosci te stesso. Ognuno deve comprendere se stesso. Questo è il solo modo di liberarsi. Ma come può l'individuo comprendere se stesso se non mette a nudo l'essere suo, se non esegue una profonda analisi che possa aprirlo,
che possa svelare a lui stesso la vera causa del suo comportamento, le vere ragioni del suo agire e pensare. Ditemi, perché cercate la verità? Forse perché sperate che essa possa far cessare in voi ogni dolore, ogni affanno, ogni senso di vuoto? Ma allora voi non cercate la verità. Voi cercate il benessere e la sicurezza. Ditemi, se vi fosse detto che la verità procura atroci sofferenze, la cerchereste ancora? Probabilmente no. Ma allora il vostro altruismo è un'illusione. Se vi permettete di tollerare, di ignorare le sofferenze altrui. Ascoltando queste parole cercate di scoprire in esse una via, una regola da seguire. Probabilmente vi sforzerete di aiutare i vostri fratelli. Ma io vi dico che in nessun modo, nessuna regola c'è per raggiungere la realtà. Comprendere se stessi, abbandonare ogni posizione non realmente sentita, ogni falsità, via ogni pregiudizio, via ogni timore. Solo comprendendo se stesso, l'uomo può liberare l'essere suo dalla sofferenza, dal dolore. E per comprendere se stessi non vi è regola, non c'è esercizio da seguire. Lo ripeto, ognuno deve essere consapevole dei propri limiti, comprenderli, e comprendendoli li supererà. Tutte le cose delle quali amiamo circondarci sono state create, prima ancora che dalle mani, dalla mente dell'uomo. La mente umana è in costante lavoro, in continuo movimento. Gli oggetti che a voi danno comodità, ad altri hanno dato guadagno, per altri ancora sono stati fonti di notorietà, di successo. In sostanza, la mente desiderio si serve degli oggetti, li plasma o se ne impossessa, per una sottile e complessa attività. Tale attività, benché abbia molti aspetti in ultima analisi, ha un solo nome: espansione, valorizzazione dell'io. Questo processo di espansione dell'io è un tarlo che sta nell'intimo di ogni uomo e si manifesta in ogni campo dove egli esplica la sua attività. Esso è la causa prima di ogni dolore, di ogni conflitto, di ogni amarezza sia dell'uomo singolo che dell'umanità tutta. Tale conflitto toglie all'individuo ogni pace, ogni silenzio interiore, privandolo così della sperimentazione del reale. Sovente la accompagna per tutta la vita, da quando desidera un lavoro per vivere, da quando avutolo comincia a cercare il decoro per sé e per la propria famiglia, da quando ama circondarsi di comodità, e quindi di eleganza, da quando lotta per la propria posizione, da quando prega per assicurarsi, in un futuro più incognito, alcune condizioni favorevoli. La causa motrice è sempre l'attività espansionistica dell'io. Il conflitto conseguente a tale processo è che priva la sperimentazione del reale, esiste indipendentemente dal realizzarsi o meno delle suddette aspirazioni. Infatti, anche quando l'uomo ha raggiunto una certa posizione di privilegio, anche se questa è di suo gradimento, e non lo è mai, inizierebbe subito per lui la paura di perderla e la preoccupazione di mantenerla. Ciò vale per gli oggetti, per le persone, per gli affetti. L'io dunque è il centro del microcosmo attorno al quale gravitano delusioni, amarezze, conflitti, affanni e così via. Se volete far cessare tanta confusione e lotta in voi, dovete risalire alla radice, all'io. Dovete comprendere voi stessi. Analizziamo la mente. La mente è lo strumento dell'io. Essa è il risultato del passato. Quanto più la mente rimane legata al passato, è tanto più insufficiente a comprendere il presente. Dalle esperienze di ieri ha spremuto l'insegnamento, l'essenza trasformatrice, ma non deve mantenere in vita le larve di un mondo ormai trascorso. Essa accumula ricordi, immagini di cose morte, e in mezzo ad esse l'uomo si muove come un fantasma. La mente è un mezzo per appagare l'avidità dell'uomo. Essa funziona direttamente o indirettamente in modo subordinato all'io e ha dei limiti, i limiti dell'io. Comprendere i propri limiti significa superarli, significa conoscere se stessi. Ma se desiderate mutarvi e attendere i risultati di questa intima trasformazione, voi non avete compreso. Avete solo variato il processo, il piano di espansione dell'io. Comprendere se stessi significa comprendere i propri limiti. Significa rendersi ampiamente consapevoli del proprio egoismo, senza sforzarsi di non voler più apparire egoisti. Se dunque la vita per voi significa delusione, conflitto, lotta, terrore e solitudine, se la fede apporta solo conforto ma non liberazione, cercate allora in voi stessi i motivi, rendetevi consapevoli. La ragione, la causa ha un solo nome: espansione, valorizzazione dell'io.
Per comprendere e superare questo processo non occorre sforzo alcuno. Immaginate di scrivere in un diario i pensieri che riflettono le vostre opinioni sui vari argomenti. Rileggendo a distanza di tempo trovereste che le vostre opinioni sono mutate, che riuscite a vedere altri aspetti dei vari problemi o che li vedete da un altro punto di vista. Un esame successivo porterebbe a nuove modifiche e così via. Tale correzione, tale rivedere e correggere avverrebbero senza sforzo alcuno, senza che l'individuo faccia un atto di coercizione, bensì spontaneamente, in conseguenza di una nuova posizione acquisita. Allo stesso modo, rendendosi consapevoli dei propri limiti, si può vivere al di fuori di essi. Si può sperimentare ciò che è illimitato. Ma attenti, perché è facile fraintendere, è facile credere di aver compreso. L'io ha un'attività espansionistica molto sottile. Non si tratta soltanto di un nuovo pensare, di desiderare o di agire. Si tratta di un nuovo sentire. Come la natura perpetua se stessa in nuove forme, poiché il suo compito è quello di evolvere la forma e non la sostanza, voi che siete questa sostanza eguagliate alla natura, identificandovi in un nuovo sentire. Meditate sulla vostra vita, cercate di rendervi consapevoli di quello che vi spinge ad agire. Ciò non vuol dire che dovete essere delle creature prive di vita, prive di desiderio. Desiderio è vita. Ciò che significa desiderare dal punto di vista universale e non personale. La mente è un grande strumento che serve all'evoluzione dell'individuo e non a soddisfare l'avidità dell'io. Ridate a questo veicolo, la mente, il giusto valore. Ecco di che cosa si tratta. Meditare significa rendersi consapevoli dei propri limiti, conoscere se stessi. Significa comprendere come si può, come si fa a uso dei propri veicoli. Questo significa meditare. Ed allora, portandovi a questa meditazione, voi potete osservare come essa sia liberatrice. Nessun santo, nessun Dio possono comunicarvi la verità. Ciò che sta oltre l'orizzonte può essere descritto da altri, immaginato da voi, ma mai sperimentato come quando veramente vi sarete liberati. Ecco perché nel seguire un maestro, sia pure giunto alla realtà, non sta la vostra liberazione. Questa liberazione, non mi stancherò mai di ripeterlo, è un fatto interiore. Voi, e solo voi, dovete liberare l'essere vostro. Nessun altro può farlo per voi. Dovete rendervi costantemente consapevoli di tutti quei processi sottili che avvengono nell'intimo vostro. Dovete cessare di illudervi, e la liberazione non tarderà. Come nei momenti di grande dolore, dimenticate tutto nella ricerca e nella comprensione di ciò che vi fa soffrire. Così, nell'attimo presente, dovete sbarazzarvi di tutto quanto si frappone tra voi e la vita liberata. E allora vi renderete consapevoli che la meta della vostra esistenza non è tanto lontana e irraggiungibile come credete.